Ora un esercizio di riepilogo riguardante l'argomento forme differenziali lineari. In particolare, leggiamo questo esercizio che ci chiede di calcolare l'integrale curvilineo esteso a gamma di aperta la tonda e alla y più y che moltiplica aperta un'altra tonda e alla x più y chiusa la tonda e chiusa l'altra tonda in dx più aperta la tonda e alla x più x che moltiplica aperta una seconda tonda e alla y meno 1 chiusa la tonda in dy, dove ci dicono che gamma è l'ellisse percorsa in senso antiorario data dalla seguente equazione: 9x quadro più 4y quadro uguale 36. Dunque, anche questo testo è tratto dal testo d'esame della facoltà di ingegneria informatica dell'11 datato, l'11 febbraio del 2013 questa volta, dato sempre dalla facoltà di ingegneria informatica dell'Università Roma Tor Vergata. Ne sto facendo tantissimi di questi esercizi tratti da questa home page, di questo docente che presenta solamente gli esercizi e i risultati, non presenta le risoluzioni, quantomeno non ne conosco il luogo dove sono risolti questi esercizi. Li ritengo molto interessanti perché sono di un livello abbastanza alto, come potete notare, complicatini, quindi contengono diciamo, molti concetti importanti che abbiamo studiato in precedenza. Qui ci dicono gamma, ci dicono essere l'ellisse percorsa nel verso antiorario di questa equazione qua. Quindi questa volta parliamo di un dominio chiuso. Andiamo a disegnarlo. Allora, come si fa a disegnare un'ellisse? Intanto ce la scriviamo là. Se avete problemi vi consiglio, non dovreste averli, ma magari qualcuno ha problemi, scriviamocela in forma canonica. Quindi facciamoci venire uno a destra, quindi dividiamo prima di tutto entrambi i membri per 36, in modo tale da avere un 96esimi che è un quarto, quindi x quadro quarti, più ovviamente y quadro noni, 4 diviso 36 è un nono uguale 1. Ecco la forma canonica che ci fa capire come i semiassi dell'ellisse sono 2 e 3. Quindi tracciamo le rette verticali x uguale meno 2 e x uguale 2, i due asintoti verticali, e tracciamo i due asintoti orizzontali, le rette verticali di equazione y uguale meno 3 e y uguale 3. 1, 2 e 3, y uguale meno 3, eccola qui. 1, 2 e 3, y uguale 3, eccola qua. È un'ellisse pressappoco, perdonatemi se non è perfetta, fatta così. Abbiamo già risolto, tra l'altro, un esercizio di questo docente con l'ellisse, ma c'era anche una circonferenza, se non ricordo male. Percorsa nel verso antiorario, quindi vuol dire che la freccia è così, verso opposto a quello dell'orologio. Eccolo qua. Subito, allora, se il dominio è chiuso, pensiamo che è possibile applicare la formula di Gringhaus. Sì. Esaminiamo a questo punto una forma differenziale assegnata, che è sicuramente una forma differenziale definita, scrivo magari l'ellisse in forma cartesiana, la scrivo qua sotto, potrebbe servirci. Vi dicevo, la forma differenziale lineare assegnata è ovviamente definita in tutto R2, quindi in un campo semplicemente connesso. Allora, vediamo, ovviamente difficile perché se dovesse essere chiusa sarà anche esatta, ma allora a questo punto l'integrale sarebbe nullo. Non lo credo sia così semplice. Quindi andiamo a calcolare le due derivate parziali. Calcoliamo la x' rispetto ad y. Allora, intanto me le riscrivo meglio queste, le riscrivo come moltiplicando e alla y più y e alla x più y quadro, questo dx. Così le derivate verranno secondo me più facili. Aperta tonda, questo lo scrivo, è alla x più x e alla y meno x dy. Dunque, andiamo a derivare la somma di queste derivate qui rispetto ad y. Derivata di alla y è alla y. E alla x è costante, derivata di y è 1. 1 per alla x è alla x. Derivata di y quadro è 2y. Quindi la derivata della x grande rispetto ad y è 2y più alla y più alla x. Deriviamo la y grande, questa volta rispetto ad x. E abbiamo e alla x, derivata di x è 1 e la y è una costante, 1 per la y e alla y. Attenzione, meno 1. Beh, non c'è molta differenza, c'è questa differenza che però è abbastanza sostanziale. Non mi farei così tanti problemi, a questo punto andrei a scrivere che quindi per le formule di Gringhaus applicabili in questo caso, perché parliamo di un percorso chiuso,
integrale stesso a gamma di omega, dove omega è tutta questa qua, che ovviamente non vado a rileggere altrimenti mi si secca la gola, è uguale a l'integrale doppio, formula di Gringhaus, esteso a D, dove D è tutto questo qua dentro, di Y' rispetto ad X, meno X' rispetto ad Y, tutto quanto in dx dy. Cioè, nel caso specifico, stiamo parlando di integrale doppio, esteso a D, di E alla X, più E alla Y, meno 1, meno, attenzione, E alla Y, meno alla X, meno 2y, tutto in dx dy. Cosa che è conveniente perché e alla x e meno alla x sono opposti, e alla y e meno alla y sono opposti, stiamo in pratica risolvendo l'integrale doppio esteso a d di semplicemente meno 1 meno 2y. Beh, non male direi. Dx dy. Va bene? Eccolo qua. Dove D non è altro che l'ellisse di semiassi 2, 3, centrata nell'origine. Abbiamo finito a questo punto. Ed è molto semplice questo qua, eh? Allora, intanto qua abbiamo una simmetria sia rispetto a... Dunque, questo lo farei così. Allora, lo scriverei come meno. Ah, questo lo scriverei in questo modo. Aspettando in due scriverei meno l'integrale doppio esteso a d di dx dy, che vuol dire l'area di questa ellisse. Vi ricordo che l'area di un'ellisse è pi greco per il prodotto di due semiassi, quindi pi greco a per b, meno 2, integrale doppio esteso a d di y dx dy. Ma vi faccio notare una cosa a questo punto. Oh, l'ellisse me la vado a riscrivere, che ho cancellata, ma ovviamente era... me lo riscrivo, 9x quadro più 4y quadro uguale 36, ovvero come x quadro quarti più y quadro noni uguale 1. Guardate un attimo, questo è un dominio che presenta una simmetria sia rispetto ad x che rispetto ad y, quindi vuol dire che visto che sta, guardiamo la seconda integrale, la funzione integrante è una funzione dispari rispetto alla y. Vi ricordo che se la funzione integrante è dispari rispetto alla variabile y e il dominio presenta una simmetria rispetto all'asse delle x, e così è in questo caso, questa integrale, per una nota regola riguardante le simmetrie, è 0. Quindi questo non è altro che solamente meno l'integrale doppio esteso a d di dx dy. Ma l'integrale doppio esteso a d di dx dy col meno davanti è, ripeto, meno l'area di d. L'area di d è l'area dell'ellisse, che è pi greco a per b, ovvero vado a scrivere quindi il risultato di questo esercizio, che è durato pochissimo, avete visto? Beh, fatto così sicuramente è il modo migliore. Vale sempre, dice sempre la regola, che matematica è sempre meglio, la strada che si sceglie è sempre meglio utilizzare quella più breve. Ovviamente si poteva fare in tanti modi, questo si poteva fare con l'integrale curvilinee, ma ovviamente questo è il modo sicuramente migliore da scegliere. Quindi l'integrale alla fine che ci è stato richiesto sarà dunque A è 2, B è 3, che l'ellisse è x quadro quarti più y quadro, no, x quadro fatto 2 al quadrato più y quadro fatto 3 al quadrato uguale 1, 2 per 3 è 6, per meno pi greco, meno 6 pi greco è il risultato finale di questo integrale.